Buongiorno Marcello, buongiorno ai tuoi ospiti, buongiorno al popolo bianconero. Bovini Granata 1, Juventus 3, derby dell'amore, sì, ma dell'amore bianconera, perché de Granata c'è rimasta solo la polvere e le ceneri, come era giusto e logico che fosse. Mihajlovic seccato, seccato dopo la partita, non è che caro Sinisa, non è che eri seccato, l'abbiamo seccato noi con tre pere, prendi un bel digestivo, un bel amaro, vedrai che dopo espelli tutto. Non te ne accorgi neanche. Niente, dico tre pere al giorno, levano il bovino granata di torno. Allora, nel complesso, il Torino ha fatto il suo compitino, modesto, diciamo, il gol è poco, poco, poco di più, diciamo. Noi invece direi molto bene, anche difensivamente, Rugani è ottimo. Un tantino di discreto, appena appena Ristainer. Dal centrocampo qualcosina di più, magari Cuadrado non avrebbe guastato. In attacco ottimo, ottimo il pepitone, diciamo Gonzalo, doppietta, due belle perle. Ottimo anche Pjanic, che appena entrato ha segnato, bene, benissimo. Altri 3 punti e vamos verso il sesto. Champions League, il sorteggio direi che è andata abbastanza bene, abbiamo preso il Porto. Una volta tanto le palline hanno girato nel modo giusto. Meno male che noi diciamo gli scogli sono andati altrove. Grazie Napoli che ti sei beccato il Real Madrid con dedica a un certo Mimmo Pesce, diciamo. Che se porti il pallottoliere che gli conviene. E niente, dico ancora un saluto a tutti. Io vi aspetto nel mio gruppo di Jaylend Abitate Bianconero su Facebook. Cioè di Jaylend di Topland, scusate. Alla prossima e forza Juve. Ciao, 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 ciao. Ah, e gli eposchino che ci hanno regalato un rigore grande come una casa e due ammunizioni inventate. Niente, va bene. Ciao, ciao, ciao.